Dico, faccio da portavoce dei tifosi che stanno manifestando questo in questi minuti. Non ci siamo arrivati, anzi, a questo step. Io, se voi pensate, se tornate indietro la memoria, ecco perché avevo detto ieri, vi spiegherò tutto domani. Fino a che non c'era la fine del campionato non potevo essere chiaro con tutti, proprio perché il mio dovere, il rispetto che ho per la gente di Napoli, quelli, i veri tifosi, le due curve che sono l'anima del nostro tifo e di tutti gli altri che vogliono bene alla squadra, il mio dovere era portare più in alto possibile il Napoli fino a che io ero alla guida del Napoli. E questo l'ho fatto fino all'ultimo minuto, anche oggi. Chiedete ai giocatori cosa ho detto fra il primo e il secondo tempo. Questo era veramente il vero rispetto che per 4 anni ho avuto per questa gente, che se lo merita, che ha sofferto con me, che ha sofferto con noi, che ci siamo capiti dal primo minuto fino all'ultimo. E qualcuno subito l'ha voluto insinuare mancanza di rispetto di che? Se l'avessi detto un mese fa, no, voi con la pressione mediatica che c'è, che vedete anche in questo momento, che c'è stata in questi giorni, secondo voi i giocatori non avrebbero sentiti? Le ultime 4, 5, 6 partite la squadra l'avrebbe fatta come ha fatto, a parte oggi che è andata male, e avete visto che probabilmente ieri anche i ragazzi avevano capito che me ne sarei andato, avete visto che non erano come al solito già in questa partita. Figuriamoci se l'avessi detto prima. Forse però, chiedo scusa ai colleghi, perché forse la mia domanda era in proiezione, la gente teme che tu non abbia avuto le notizie giuste dalla Napoli che ti potevano far tornare gli stimoli. Per assurdo, andando via io, credo sia stimolato ancora di più la società a far bene. Darò un input al Presidente, a tutti, ancora di far meglio, proprio perché comunque poteva inconsciamente, chiunque si poteva adagiare che... Credo che per Napoli ho rappresentato qualcosa, no? Quindi ci si adagiava sul fatto c'è Mazzarri, c'è. Invece ora magari non c'è più Mazzarri e la società e tutto l'ambiente sarà ancora più stimolato a far bene, anche perché in questi 4 anni abbiamo insieme creato un giocattolo importante e che rimarrà in eredità la società Napoli per tanti anni, se verrà, come spero, sfruttato bene questo patrimonio. Questa è una curiosità, ma lei... che in futuro ci ha pensato, però nelle sue riflessioni avrà pensato anche alla possibilità di poter fare ancora di più con questo Napoli, poi magari l'ha scartata perché poi ha scelto di andare via, però... No, perché vedete Capello, che io lo considero un mostro sacro, insomma, una persona intelligente che sa, cioè, è un allenatore importante da tanti anni e sa la realtà italiana, ha detto, se avete sentito l'ultima intervista che ha fatto, che un allenatore in Italia già quando sta 4-5 anni al massimo in un ambiente troppo deve andare via. Io in modo doloroso, in modo ci ho pensato fino all'ultimo, anche perché il Presidente e Bigommi hanno, insomma tutti anche gli altri componenti della società hanno cercato di farmi recedere a questo pensiero negli ultimi tempi. E io volevo essere sicuro di essere stimolato. Già quest'estate, non accettando il rinnovo del contratto e a dire ai ragazzi è arrivato il nuovo allenatore, avevo visto questa insidia. Grazie a Dio, sulla mia pelle si è fatto un'altra annata stratosferica, tirando la macchina al massimo. Io credo che il prossimo anno probabilmente i ragazzi, quelli che rimarranno, non sarebbero stati stimolati come lo saranno dal prossimo luglio in poi. Senta mister, anno sabbatico, Inter o un'altra esperienza all'estero? Né Inter né niente per ora. Da domani, oggi ho pensato al Napoli, non ho voluto pensare ad altro. Da domani, se ci saranno proposte importanti in base al valore che credo ormai di aver acquisito, le prenderò in considerazione e valuterò se dentro di me avrò gli stimoli giusti per fare quello che feci a Napoli quando arrivai, che ero così talmente carico e motivato che, se vi ricordate, abbiamo fatto quei 15 risultati consecutivi e poi è iniziata l'era mia. Mister, ecco, se no, aspetti, finisco questo discorso, perché se non trovo questa situazione qua posso rimanere tranquillamente fermo, perché dopo 12 anni di carriera, 9 anni di Serie A condotti in un certo modo, sinceramente credo di potermi permettere anche di stare un po' fermo e aspettare l'eventuale proposta, chiamiamola interessante per me, in base ai miei parametri. Okay. Mister, il rimpianto più grande. Tu però ti sente contraddistinto per un uomo della grande onestà intellettuale. Grazie. Ma è la verità, lo dicono i fatti. Io credo proprio di essere così. Posso avere mille difetti, ma su questo aspetto credo di essere... Allora ti chiedo, proprio alla luce di quello che ti sto dicendo e che ti è riconosciuto, 4 anni ormai fanno parte del passato. Realmente, dentro di te, cosa ti porti questa esperienza? Eccezionale, bellissimo. Bagaglio... Oh, bello, ma ragazzi, ma quello che abbiamo fatto sono fatti, e i fatti l'ho fatto, cioè valgono anche per la mia esperienza. Alla fine la Champions, io sono arrivato con Napoli, siamo arrivati a fare la Champions come l'abbiamo fatta con Napoli, quindi è vero che io venivo dalla Sampdoria nell'era
del nuovo Napoli, mai c'era stato nelle coppe il Napoli, io c'ero stato con la Sampdoria, avevo riportato dopo 15 anni la Sampdoria in Europa, però un conto è l'Europa League, un conto è la Champions, l'esperienza di essere e di averla riportata nel giro di 4 anni, nel giro di così poco, 2 volte in Champions il Napoli, questo è un orgoglio, ma è anche un bagaglio mio di esperienza non indifferente, aver lottato tutti questi anni per il vertice, e questa è un'altra esperienza anche per me stesso, certo, è chiaro per i ragazzi ancora di più, per la società ma anche per me. Mister, lei pensa di aver dato a Napoli più di quanto lei ha ricevuto, soprattutto sotto l'aspetto mediatico? Guardate, prima il vostro rappresentante è partito male, no? E ho risposto come credo che sia stato giusto fare. Io credo che il 95% di Napoli è eccezionale, ti dà fuoco dentro, è un pathos incredibile. Poi c'è un 5% che effettivamente fa il male al Napoli in generale, e purtroppo questa componente c'è stata per 4 anni, che è stato un po' un freno a mano, che mi ha fastidito, che ha dato fastidio, che ha rallentato la crescita di questo bel progetto, di questa bella unione tra noi, la società, i giocatori e appunto la piazza. Ma sì, chi arriva adesso che trova? Che eredità trova? Chi arriva sulla sua panchina che cosa trova? Trova intanto un gruppo di lavoro importante, solido, ragazzi eccezionali, un gruppo forgiato che ha fatto esperienza, che è cresciuto tanto, patrimonio per il futuro del Napoli. Basta saperlo gestire bene, basta saper fare le cose giuste, io credo che il futuro del Napoli dovrebbe essere roso, sia a livello anche di economico, da tutti i punti di vista. Che serve secondo te, mister? Qualche giocatore di grande qualità tecnica, mantenere lo stesso atteggiamento tattico che hai avuto tu, innovazioni forti potrebbero essere pericolose. Sapete cosa ho detto, ragazzi, quando l'ho salutato, poi chiedete, mi sono commosso, non ce l'ho fatta finire il discorso davanti ai miei giocatori. E ho detto, ragazzi, da oggi in poi, se volete il mio numero, ce l'avete, avete bisogno di qualcosa, vi sarò riconoscente sempre e vi ringrazio. Però io non mi farò più vivo con voi, perché non voglio essere d'intralcio col nuovo allenatore, questo per me è una correttezza morale. Io da oggi in poi non parlerò più di valutazione sulla rosa del Napoli, proprio per mancanza di, per non essere così, ieri, per non avere mancanza di rispetto che secondo te è molto competitiva. Di allenatore e della società e del direttore sportivo. Io credo che in questo momento, in questo step, come ho detto prima, il Napoli è arrivato a un altissimo livello che può solo migliorare, punto. Da qui in poi non sarò più io a dire quello che bisognerà fare, perché voglio essere corretto, ripeto, con il nuovo professionista. La trasferta di Londra, o in questi 4 anni c'è qualche cosa? No, il vero rimpianto, quello vabbè, era destino, quello non è che si può cambiare, non si è fatto tutto bene. A me, dico la verità, l'unica stonatura dei miei 4 anni è stato uscire col Pilsen. Non l'ho digerito, quel mese lì dove siamo usciti anche col Bologna a Coppa Italia, c'è successo di tutto. L'unico mese in cui non ho controllato bene la cosa e non l'ho capita. Però mi è sfuggita di me. In quel periodo. No, anzi, ecco, per consolazione potrebbe essere anche che ci ha fatto arrivare secondi davanti al Milan, davanti alla Roma, davanti a tutte le squadre importanti che c'erano nel campionato. Questa eliminazione ci ha dato la spinta per arrivare con una marcia abbastanza trionfale, secondo in classifica dalla porta principale in centro. Grazie. Che ne puoi vedere sulla panchina del Napoli? No, io spero che sia un uomo, una persona che dia alla causa quello che ho dato io, e credo che sia anche, chiaro, più competente, ma soprattutto quello che dà con tutto se stesso, quello che ho dato io in questi 4 anni, e probabilmente allora il Napoli si troverebbe ancora bene. Grazie. 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 Grazie.